Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale e date un'occhiata ai miei precedenti tutorial per Android. E oggi vi mostro come disinstallare qualsiasi app, comprese quelle di sistema, tramite l'app Magisk Manager, se avete i permessi di root ovviamente. Ci dovremo recare nella sezione download e installare un suo modulo. Anzi, in realtà due. Il primo è BusyBox, che diciamo è fondamentale anche per altri moduli. E il secondo, quello più importante, è questo qui, The Bloater Terminal Emulator, che funziona tramite linea di comando. E dovremo scaricarlo e installarlo, riavviare lo smartphone, dopodiché aprire una qualsiasi app terminale per la gestione della linea di comando. Basterà digitare SU per concedere i permessi di root. Dopodiché la parola debloat e dare invio. Da qui si aprirà questa semplicissima interfaccia che è divisa in numeri e in lettere. Come vedete, le app di sistema sono al numero 1, al numero 2 si trovano spesso anche lì app di sistema, ma soprattutto quelle installate da noi. E poi vi faccio vedere le altre funzioni. Quindi, nel caso volessimo disinstallare un'app di sistema, cliccheremo 1 e attenderemo il caricamento. E da qui semplicemente dovremo digitare il numero a fianco dell'app che vogliamo disinstallare. Ad esempio, voglio disinstallare l'app calcolatrice, quindi mi basterà schiacciare il 10. Se voglio disinstallarne più di una, come vediamo qui nell'esempio, basta mettere uno spazio tra una e l'altra. Quindi fare così, ad esempio. Io voglio disinstallarne una sola, mi chiede sì, no oppure tutte, nel caso ne abbia digitata più di una per dargli un comando automatico, e qui do la Y. Allora, da qui per abilitare il cambiamento dovrei fare un riavvio, quindi adesso l'app nel mio telefono in realtà c'è ancora. Tornando invece al menu principale, con la lettera R posso reinstallare quelle già disinstallate, tipo queste sono quelle che avevo già disinstallato, e vi posso mostrare come in effetti non ci siano più. Ad esempio l'app Duo, se io vado nelle mie impostazioni, non c'è più, perché la lettera D non c'è, mentre la calcolatrice, dato che non ho ancora effettuato il riavvio, è ancora presente. L'app Duo non c'è, ma non c'è nemmeno tra quelle disattivate, quindi in effetti me l'ha rimossa. In qualche modo le tiene in memoria, in quanto mi permette comunque di reinstallarle. Quindi, ricapitolando, App Magisk, i due moduli BusyBox e The Bloater e l'app per la gestione della linea di comando. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti.